arrivata. Ciao, sono Fani e oggi andiamo a fare l'unboxing della mia nuova Sega NAS Ryobi. Andiamo a scartarla e parliamo subito delle caratteristiche. Ok, qui abbiamo il manuale di istruzioni, uno spingipezzo, la barra per stabilizzarla, il pianetto che dovrebbe essere un 30x30, in uteria, un goniometro giocattolo in plastica. Bene, qui ci sono già le caratteristiche principali di questa macchina, quindi l'altezza di taglio che è massima, che è di 80 mm, la larghezza di taglio che è 230 mm, che si intende la lama a battuta laterale, ha un'inclinazione del pianetto di 40, fino a 45 gradi, la lama è una 1572x6,35 mm. Andiamo già a vederla, anzi apriamo direttamente tutto. Allora, qui abbiamo il volano, qui c'è la cinghia che collega il motore da 350 watt al volano inferiore, aspirazione per la polvere, cuscinetti, lama. Qui abbiamo il guida lama superiore che è regolabile, mi piace che ha una cremagliera, quindi si può regolare bene, con precisione. E poi dietro c'è una rotella che vediamo dopo che serve a stringere. Allora, come prima cosa andrò a montargli i piedini, sono dei piedini in gomma. Qui abbiamo tutto l'occorrente per montarle. Ok, vado a rimuovere questo. Ho tolto la vite a farfalla, la rondella e il fermo dietro, da qui. Io mi trovo dietro la sega. Questi due perni devono andare a incastrarsi qua dentro, in questa sede qua, che è quella che fa ruotare il pianetto. Quindi bisogna fare passare la lama dentro qui e cercare di incastrare questi due perni qui dentro. Questa manopola qui rompe le scatole, quindi se volete la togliete, se no si può tirare indietro. Quindi adesso il manuale suggerisce di non smontare niente, quindi adesso noi andiamo come da manuale. Tenendo il pianetto un po' così, un po' girato così, si fa molta meno fatica. Quindi mi tiro indietro questo, inclino il pianetto e voilà! Faccio incastrare la cremagliera. E il pianetto è in posizione. Adesso vado a montare questo. Sarebbe il sistema, un appoggio, un antiribaltamento per non fargli, per non far inclinare la sega quando si procede al taglio. Ha dei fori, si infila qua. Ok, prima di inclinare la sega e fissare queste, fisso la guida. Trovo abbastanza stupido. La leva vado a toccare nel pianetto, quindi devo continuamente sfruttare il ricarico per aprire e chiudere, però vabbè. In dotazione ci sono anche delle brugole. Ok, adesso andremo a regolare la perpendicolarità della lama rispetto al pianetto. Servirebbe ovviamente una squadretta. Il manuale suggerisce di usare una squadretta combinata, però la mia è un po' troppo alta, quindi se avete una squadretta di quelle piccoline, tipo quelle in metallo, così vanno benissimo, qualsiasi cosa di squadrato va bene. Ok, sembra in squadro, quindi io qua vado a chiuderla bene. Adesso vado a regolare l'indicatore, quindi posso aprire qui. Qui secondo me c'è un'altra pecca, perché
È abbastanza lontano l'indicatore dalla cremaghiera, quindi così a occhio non è che si riesce a fare una misurazione molto precisa. Poi c'è dello spazio, quindi diciamo che è un po' una misura indicativa, però ovviamente se uno deve fare una misurazione precisa si dota di un goniometro, sì, appunto di un goniometro. Per regolare la tensione della lama invece si agisce su queste. Allora, cosa servono queste leve? Questa serve a sbloccare rapidamente la lama, in modo da cambiarla, fare manutenzione o fare regolazioni veloci. Una volta fatta, si rimette in tensione così. Questa leva invece, questa manopola invece che vediamo sulla parte superiore, è quella di tensionamento. Quindi questa manopola è collegata a questa molla qui. Più si chiude in questa posizione, più la molla tira il volano verso l'alto, più la lama è in tensione. La tensione della lama si guarda pizzicandola, si deve sentire un suono. Adesso io la chiudo, sentiamo il suono. Adesso io andrò ad agire su questa, intanto pizzicherò, quindi dovrebbe sentirsi il suono che cambia, che diventa più acuto. Invece svitandola la lama diventa più morbida, meno tesa e il suono diventa più grave, come una chitarra. Non bisogna neanche tirarla troppo la lama perché si può spaccare, ma neanche lasciarla troppo molle. Quindi bisogna regolare il taglio, cioè regolare la lama in base a quello che dobbiamo tagliare. Quindi se dobbiamo tagliare spessori molto grossi, è meglio avere una tensione molto più alta in modo da avere un taglio più dritto, perché se fosse troppo morbida potrebbe scivolare sul volano. Quindi bisogna cercare la regolazione giusta. Una volta regolata la tensione, andiamo a regolare la posizione della lama rispetto al volano e ai cuscinetti. La lama deve poter girare, ma non deve interferire con i cuscinetti. Quindi guardando in modo perpendicolare la ruota, vediamo che la gola dei denti deve trovarsi in centro alla gomma. Adesso quindi è troppo in qua. Quindi, agendo su questa manopola e nel frattempo facendo ruotare la lama, cerco di farla arrivare al centro. Allora, per fare qualche prova così, giusto per vedere come va, utilizzerò del multistrato da 15 mm. Taglierò un pezzo di abete da 20 mm. Dovrò tagliargli una striscetta, poi magari proveremo a sezionarlo in piedi per vedere come si comporta la guida. Quindi dico già due parole sulla guida, già che siamo qua. Allora, questa guida parallela mi piace perché ha l'attacco anche da dietro, quindi così si sgancia e ha la molla dietro come il mio bancosega della Bosch, quindi molto stabile. Fissa in questo modo e rimane bella in posizione. Quello che non mi piace è che non c'è un metro, quindi utile o non utile, non c'è il metro, quindi uno deve regolarsi così. Serve, non serve? Se serve glielo metterò, gliene metterò un adesivo, vediamo. Direi che è ora di provarla. Come mi aspettavo, il multistrato se l'è mangiato. D'altronde è un legno abbastanza morbido, la lama è nuova. Proviamo a fare qualche taglio curvo. Una cosa che mi sono dimenticato di fare importante è regolare la guida superiore, quindi lo vado a fare adesso. Bisogna impostarla appena sopra l'altezza del pezzo. Ok, adesso andremo a
tagliare questo pezzo di legno, magari lo taglierò prima per così, poi gli darò una rifilatina qua e poi proveremo a tagliarlo in piedi. Ok, devo dire che l'ha tagliato veramente bene. Ovviamente va rifinito, non è un piatto piallato, giustamente, però per fare un lavoro del genere con col banco sega bisogna fare almeno tre passate, quindi ottimo. Allora, io ho fatto giusto qualche taglio, però possiamo vedere qua che comunque si crea un bel po' di polvere, quindi l'aspirazione è assolutamente necessaria. Una cosa bella che c'è sta macchina è questa, che sono delle setoline, queste qui, che vanno praticamente a toccare qua, quindi puliscono la lama subito dopo il taglio, quindi tolgono la polvere in modo che l'aspirazione lavori al meglio e non si porti su la polvere nel piano superiore. E di fianco c'è il pulsante della luce, quindi è dotata di luce, ha un braccio flessibile, quindi possiamo regolarlo a piacimento, è utile perché almeno abbiamo sempre il piano illuminato, in più se ci dà fastidio possiamo benissimo spostarlo. Qui c'è un piccolo vetrino trasparente che permette di guardare se la lama è centrata e quindi fa le regolazioni con la copertura chiusa. Inoltre, abbassando questo si apre e abbiamo accesso ai cuscinetti. Si può notare il sistema a cremaiera. Adesso ci concentriamo su questi. Allora, qui possiamo vedere che ci sono dei guida lama che evitano che la lama faccia questa escursione qui. Ok, quindi la tengono un po' più rigida. In dotazione con la macchina abbiamo delle brugole e una di queste serve proprio a questo scopo, quindi io qua vado ad aprire, questo si muove, lo metto un cartoncino, lo faccio appoggiare giusto per lasciare un piccolo spessore tra la lama e il pistone, giusto per dargli un pochino di escursione. Un po' di gioco l'avranno sempre, non le metto proprio appiccicate una con l'altra, ma gli lascio giusto quello spazietto per un po' di gioco. Qui dietro invece c'è un cuscinetto, questo qui serve quando noi spingiamo il pezzo in modo da tenere la lama in posizione, non farla uscire dalla sua guida. E io vado nella parte inferiore, vediamo che sotto il pianetto c'è lo stesso sistema, quindi anche due pistoncini e il cuscinetto. Poi è dotata del classico pulsante 01, quindi se la macchina sta girando e c'è una caduta di tensione non si riavvia da sola, ma bisogna premere il pulsante verde per riavviarla, da sola non parte. Un'altra cosa che mi piace è che se noi accidentalmente lasciamo la protezione aperta, perché questa qui ha una molla nella vite che permette di appoggiarla ma la fa rimanere aperta, la macchina non parte. E lascio, la macchina immediatamente si ferma, quindi è una sicurezza in più. Ora, io avevo fatto dei tagli con l'aspirazione funzionante, quindi vorrei farvi sentire il rumore che produce della macchina, quindi senza l'aspirazione che va. Possiamo notare che il motore è molto silenzioso, essendo a induzione. Ovviamente
quando si va a tagliare il rumore c'è, quindi assolutamente sempre le cuffie, sempre cuffie e occhiali di protezione. Però è una macchina veramente silenziosa. Allora, volevo parlarvi del goniometro per testarlo, però ho notato già un piccolo problemino. Più di così non entra. Quindi questa, giusto per dimostrare che io non so se sono sfigato io o che cosa. Ho provato a smolazzare un po' qua con la carta vetrata, ma niente, non riesco a capire perché non entra. Comunque alla fine è un pezzo di alluminio, quindi cercherò di smolazzarlo, di levigarlo finché non riuscirò ad arrivare allo spessore giusto. Diciamo che da una parte è un bene, perché se fosse troppo morbido, troppo lasco, come qui all'inizio, farebbe questo gioco qua. Sarebbe peggio, però neanche, cioè, va bene che i goniometri fanno schifo, però che non entra neanche, a me sembra un po'. Però ripeto, magari sono stato sfortunato io con questo pezzo qua. Non è niente di irrisolvibile. Allora, facciamo qualche considerazione su questa sega, facciamo un riassuntino, vabbè. Spingi pezzo sicuramente ci sta. Brugola in dotazione, anche quelle ci stanno, perché per fare qualche regolazioncina servono sempre, sono lì a portata di mano. Cosa non mi è piaciuto? Goniometro. Che fa veramente schifo. Cioè, questo goniometro qua, cioè, peccato che non entra, perché se almeno entrasse farebbe il suo lavoro. Qua ci vorrebbe un metro, perché comunque è scomodo star lì sempre col metro a misurare. Se ce n'era uno qua dentro già, almeno uno regolava la guida alla lunghezza desiderata. Però vabbè. Altri difetti, cose che non mi sono piaciute, niente, nient'altro, perché io sono veramente soddisfatto. Cioè, questa guida qua in particolare è veramente fatta bene, mi piace un sacco, perché ha questo sistema qua a molla che quindi permette di affissare la guida al pianetto in alluminio con estrema precisione. Una volta fissata sta lì dove deve stare, non si muove più, quindi questa qua è veramente un punto a favore, dà molta precisione al taglio. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere è che qui sotto c'è un piedino che fa da appoggio, quindi al pianetto quando si piega così a 90 gradi va ad appoggiare, così una volta che noi lo usiamo a 45 o a qualsiasi angolazione poi lo riportiamo a 90, va ad appoggiare e non c'è il rischio di andare oltre i 90 gradi. Riguardo alla pulizia, aspirazione assolutamente ci deve essere, quindi aspirapolvere sempre collegato, perché comunque produce polvere, non produce trucioli, ma produce veramente polvere, quindi l'aspirazione ci deve essere. Nonostante le linguette qua di pulizia, comunque si riempie di polvere lo stesso, però vi ho detto che magari è la mia aspirazione che non funziona bene. È molto silenziosa, perché il motore a induzione la rende silenziosissima. Ovviamente le cuffie ci vogliono sempre, mi raccomando, perché l'altezza di taglio è 80 mm, vi ho detto, però diciamo che sconsiglio di usarla su legni duri. Sull'abete andiamo tranquilli con l'80 mm, tagliamo un tronchetto. Se dobbiamo lavorare su legni un po' più duri è sempre meglio sfilare al banco sega prima e dopo completare il taglio alla sega nastro, perché sennò rischiamo di sforzarla, e queste qua sono macchine da hobbista, dobbiamo ricordarci. Quindi un'altra, diciamo, limitazione sarebbe questa, cioè l'escursione massima di 230 mm. Io adesso ho tagliato il nuovo pannello della troncatrice, ho avuto un po' di difficoltà perché era molto grosso, era più di 700 mm, quindi ho dovuto tagliarlo in due. A parte quello, diciamo che è una limitazione, sì, ma dopo dipende uno cosa ci deve fare. Non sono pochi, non è eccessivo, però non sono neanche tanto pochi. Io avevo
ho avuto una sega nastro della Compa, quella piccolina così. Mi sembra che come larghezza di taglio aveva forse 100 mm, non ho sparato a caso, e non ci riuscivo a far niente perché il pianetto era anche così. Invece già questa, con un pianetto da 30, così riusciamo a fare cose interessanti. Perché ho scelto questa invece che altre marche, mi sono diretto su questa. Allora, secondo me bisogna sempre guardare due cose importanti: che uso bisogna farne, cioè quanto la useremo, per che cosa la useremo, e il budget a disposizione. Il budget va in base a quello che ci dovremo fare. Se so che la userò tutti i giorni per lavoro, perché mi serve assolutamente, magari alzo un pochino il budget e non compro questa, compro qualcosa in più. Uno come me, che praticamente la usa come hobby, per giocare, per fare lavoretti così, una macchina del genere è ottima. In questa fascia di prezzo c'erano anche altre macchine come la Einel, per esempio, la famosa Einel, o ci sono altre macchine, altre marche. Io mi sono basato su questo, diciamo un fattore di, prima di tutto, potenza, perché questa è l'unica che ha un motore da 350 watt, mentre le altre macchine hanno un motore in media di 250 watt, quindi già è una bella differenza, sulla stessa fascia di prezzo tra l'altro. Ci sono macchine più performanti, però sono anche più ingombranti. Io ho bisogno di una macchina che, come possiamo vedere, lo spazio a disposizione è quello che è, quindi mi serviva una macchina tascabile, piccola, non troppo ingombrante, quindi neanche con le gambe. Quindi sono tornato su questo. Avevo anche l'altra opzione, che era la Shepash, mi sembra, che era anche quella lì, era interessante, mentre avevo già scartato lì a priori la Einel perché aveva recensioni veramente pessime. Perché sono tornato su questa? Alla fine, diciamoci la verità, adoro quel colore qua, è veramente è bellissimo quel colore qui, è troppo bello. Se tornassi indietro comprerei un sacco di attrezzi della Ryobi solo per il colore. In descrizione vi lascio il link alla sega, potete andare ad acquistarla su Amazon. Trovate anche il link per le seghe di ricambio. Io vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, vi invito a cliccare mi piace, ad andare a vedere gli altri video che ho pubblicato, a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti, se qualcuno ce l'ha mi faccia sapere come si trova. Io vi invito anche, a oltre a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, dove pubblico vari post di tante cose che purtroppo non riesco a pubblicare qui. Io non mi resta che salutarvi, ci rivediamo col prossimo video che riguarderà la mia troncatrice, che gli ho fatto qualche upgrade, e io vi ringrazio ancora per aver visto il video e vi saluto.